Passiamo alla seconda parte che riguarda il layout di pagina e alcune linee guida di base. Quindi, cominciamo a ragionare. E la prima cosa che noi dobbiamo fare è distinguere tra ebook a impatto testuale e ebook a impatto visuale. Dobbiamo seguire alcuni principi. Deve essere un libro in formato EPUB. Perché in formato EPUB? Perché il formato EPUB è il formato standard degli ebook, compreso i ebook interattivi, nel formato EPUB 3. In alto abbiamo due barre, possono esserci, possono non esserci. Se le tolgo, vedete, si svuota di libro, e quindi diversa. E allora devo ripensarla. E non è a priorità di lettura, di lettore, è a priorità di autore, è l'autore che decide. Figa l'immagine, siamo al cinema, tu sei sempre dentro un libro, però quello che conta è l'interazione, ma attenzione, non abbiamo interazioni adesso collegate all'immagine. Un riquadro che abbia delle rotondità rispetto a un riquadro che abbia invece. Ma è perfettamente legittimo se io sto continuando un discorso, no? Oppure, diciamo così, dell'oggetto che è inserito. In questo caso è un essere umano. E poi il pulsante è la stessa cosa, solo che prendo una forma rotonda, ne prendo una qualsiasi,